paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Ciao a tutti amici di On Air. Una notizia scioccante è quella che sta rimbalzando in tutto il mondo dal Sudan, dove una giovane donna di appena 27 anni è stata condannata a morte per il reato di apostasia nei confronti della religione imperante nel paese, l'Islam. Mariam Yehia Ibrahim è nata da padre musulmano e madre cristiana ortodossa, ma è stata cresciuta secondo il credo della madre, poiché il padre era spesso assente. Si è inoltre sposata con uno straniero cristiano da cui sta per avere un figlio. Tutto questo al giudice non è importato, poiché la prima costretta ad abiurare il suo credo e ritornare all'Islam, e poi, di fronte al rifiuto di quest'ultima, l'ha condannata a ricevere 100 frustate per adulterio, poiché il suo matrimonio con un cristiano è contrario alla Sharia, e infine alla pena capitale per impiccagione, per aver rifiutato il credo di suo padre, che doveva diventare automaticamente il suo. Per richiedere la scarcerazione sono scese in piazza tantissime associazioni umanitarie, capeggiate da Amnesty International, ma a nulla sono valse le proteste dell'opinione pubblica di fronte alla rigida legge sacra. Il mondo intero si stringe intorno alla giovane donna, sperando che un'azione diplomatica e un intervento massiccio della comunità internazionale fermi questo scempio, provocando una reazione nel popolo sudanese perché faccia abolire i reati inammissibili come l'apostasia. Crime and bad mistakes.